E salve a tutti, gente, qua c'è chi parla. Oggi sono qui con un episodio di Mariluigi Dream Team. Nella scorsa puntata abbiamo scoperto come funziona sta trivella. Sì, mezz'ora di tempo, questo è quello che si può fare con un tutorial lunghissimo, ma va bene. Ok, e tecnicamente siamo alla ricerca di altri di questi sonnimboli. Siamo alla ricerca di altri cuscini, guarda. E ora, boh, non è rimasto altro da fare, giusto? Si cerca solo. E qua era finita la storia. Ah, qua. Ok. Grazie. Sì, dobbiamo fermarlo lì e dobbiamo togliere questa pedana. Vai. Ok. Wait, oh no. Giusto. Non può essere semplice, che dire. Oh. Non voglio provare a martellare perché... No, è completamente coperto. Va bene. Grazie. E allora che altro devo fare? Qua c'è roba tutta in giro, però. Tutta questa strada l'ho già fatta, pressoché. Vedo anche blocchi attacchi fratello. Prossima uscita esco, guarda. Vediamo se sono raggiungibili in qualche modo queste cose. Sì, ok. Si aspettano anche che fai ricerca. Pensavo di dover dare tutta la mia attenzione alla trivella, sapete, no? Ma vabbè. Sì, grazie. Qualcos'altro qui? Ok, ecco, te ti avevo trovato, dannato. Sì, vai. Ok, abbiamo già omaggi Luigi. Vediamo però se serve per... Devo fare prima qualcos'altro, no? Tu intanto vai. Ok, girerà questo. Anzi, lo volta in questo modo per come è girato. Ok, mi ha già fregato questa cosa. A seconda del palo a cui è collegato, funziona in un determinato modo. Sì. Ad esempio adesso sei tipo in mezzo ai marroni, vero? No, sono sopra, ma sono scemo. Mi sono messo sopra di esso. In un modo o nell'altro è riuscito a fregarmi ugualmente. Che dire. Ho la mente più sveglia da questo. Vieni, riprova. Cambi pali, va bene. Adesso voglio di nuovo ricambiare, giusto? Sì, credo di sì.
Ok. Ah, ok, qua, va bene. Guancerino salvato. Mi sblocchi qualcosa? Perché non ho altre strade. Giusto, comunque siamo alla ricerca di queste rocce gialle che ci permetteranno di salire una sabbia mobile. E ognuno di questi ce n'ha una, immagino, anche perché ce ne mancano tre. Io devo a voi i miei prodi. In cambio vi darò quello che state cercando. Posso piuma d'oro possa piuma d'oro indicarvi la via? Eccolo qua. Sì, e infatti ce ne mancano due. State in guardia, miei prodi. Avverto la presenza di un terribile mostro che si aggira nel deserto. Una creatura così tremenda che persino il sole si rifiuta di splendere sulla sua, su di essa. L'ho avvertita chiaramente, giacendo. Giaceva culato dai miei sogni. Non abbassate mai la guardia. Ok, grazie per l'avvertimento del boss in arrivo. Qua devo per forza andarci col carrello. Ok. Carrello sì. Vorrei fermarmi, datemi una pedana ed eccola lì. La tua hitbox, man. Ho capito, probabilmente il modo in cui funziona è che se lo colpisci quando sta risalendo è come se lui colpisse te. Non ha senso, man. Ok. Lasciaci, grazie. E ciao. Bene, oltre a un blocco c'è altro, perché so che c'è un blocco lì. Wow. Ah, ci sei te, che sei buono. Attacco, yay. Secondo me adesso c'è un fagiolo per ogni statistica. Forse a parte i baffi. Cosa meravigliosa. E vedo un attacco fratelli, ciao. Alleniamoci un po' con questi, dato che sto facendo fatica. Vai. Mi sto... Se c'è un boss in arrivo, me che mi riabituo a usarlo. Tipo adesso ho fatto una grande cacchiata. Mi sembra che aveva premuto A, ma forse l'ho fatto troppo presto, che dire. Aia. Ok, stavolta stai un po' rompendo le palle, però. No. Meno male che questo attacco è pressoché uguale per entrambi. Ok. Si è capace allora. Adesso però dai. Un salto dovrebbe bastare per farti fuori, giusto? Ok. Ne mancano 4? Ok.
Oh, eccoci. Ciao. Questo era uno di quelli che non abbiamo dovuto trivellare. Ok. Vedo già il cristallo lì sotto e probabilmente qua serve un Luigi. Dove sei? Ciao. E lo vedo, eh. Oh. Qua per cosa mi sta? Oh, ce ne sono tre. I see. Cos'è quello? Oh, ciao. Oh, beh, almeno te conti come essere colpito. Ok. Level up per Mario. 11. Vita che ti vedo un po' cadere a pezzi. Ok, cosa dovrò comunque fare qui? Boh, ovviamente devo soffiare, ma ah, ho capito, dovrò stare, beh, più avanti possibile, no? Ok. Volendo poter prendere quel mucchio di monete, un bel po'. Proviamo. Qua. Ancora. Cosa hai da rompere? Ma è lì imbroglio. Vabbè, non me lo lascia fare, raga, quello che mi rompe le palle. Non mi sto qua a scassare perché lui non me lo lascia fare. Se richiedi tanta precisione, va a cercare un altro gioco. Oh, uno normale. Quando ci stavate 10. Magari vuol dire che non mi darà la pietra questo qui. Infatti mi dice ancora due mancanti. Oi, 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 finalmente sono tornato. Non pensavo che sarei mai più uscito da lì. Oi, 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 grazie tante. Sì, tu sei completamente opzionale. Però sì, sappiamo che c'è una recompensa per più guanciolini salvati. Ah, ok, che è giusto. Non ricordavo se uno andava dall'opposto o no. Ah, va bene. Ok, che è giusto, fa anche questo. Ok, grazie. Ricordiamoci quello che fanno. Level up per Luigi, ok. Ecco i numeri piccoli che conosco.
Difesa. Bella. Sì, giusto, dobbiamo salire. Vedere se qua c'è qualcosa. Qua non ci sono proprio andato col carretto. Oh, ecco una destinazione che ho saltato. Ah, giusto. Ah no, però effettivamente com'è che ci tornavo indietro? Perché non era tipo fattibile? Cioè, non è una cosa di pedana. Questa cosa è confusa. Qua posso fare qualcosa con loro? Oh. Dobbiamo comunque chiamarlo, perché sennò non ci fa andare avanti. Però quella strada lì non capisco come ci arrivo. Sembra normale, però no. No, non mi fa andare a me. Mi fa pensare che è solo uscita questa. Ok. Quest'area l'avevo già perlustrata. Ok, sì, dove abbiamo iniziato. Però tant'è che mi sono perso questo. Fagiolo fratelli, meno. Cos'altro è rimasto da fare qui? È rimasto quello? Fagioli che non ho toccato, ovviamente non sono andato più avanti. Fagiolo vita. Velocità mio. E attacco. Niente blocchi per attacchi fratelli, questo no. Probabilmente la cosa di ogni dungeon che sarà: prendi i blocchi fratelli e poi sconfiggi il boss. Sarà tipo così ogni volta, probabilmente. Quindi immagino che prima di prendere gli attacchi non arrivo al boss. Anche perché devo trovare questi stupidi. Dove sono? Che altro faccio, miss? L'unica strada che vedo, il carrello non ci vuole andare. Sì, questa bomba che fa danno ai nemici, strano. Ah, lì c'è un altro, ok. Come accedo? Qua c'è tutta un'altra cosa, ma... Nope, completamente inaccessibile. Ok, qua c'è qualcosa. Grazie. Stavo già iniziando a perdere la pazienza. Oh, ok. Qua ci sono... Mancavano due? No, credo che ne mancassero quattro. Mancano tre infatti adesso. Ok.
Quello non è percorribile per così. Oh, tra l'altro te non sei neanche in alto. Ok. Fagiolo numero 8, in quest'area 2. La parte non è accessibile. Ah, basta che cado ovviamente. Guardo se prima c'è qualcosa. Qui è solo la strada di ritorno, credo. Biscotto Boo. E bomba scattante. Questa qua è proprio stanza roba. Boh, non sembra essere rimasto altro. No. Ultra caramello, va bene. Nient'altro, ok. Proverò a parlare con la miss, vediamo se dice qualcosa. Mi mancano due di questi e il resto dei blocchi. Fai qualcosa per me? Serve qualcosa? Vorrei il mio compenso. Come devo svolgere il lavoro o non importa. Quante rocce avete distrutto? Stavolta vediamo 20, eh. Va bene, vi darò 20 monete per ogni roccia che avete distrutto. Prendete. Ah, ok. Grazie per le 400 monete. Ok, ora basta con le smancire. Tornate al lavoro. Wow, se non avessi parlato con te non avrei mai avuto tutte queste 400 monete. Di sicuro non mi hai risolto il problema. Non posso lavorare altro, man. Un mio amico giura di aver visto un mostro con un corno sopra. Proprio qui. È incredibile quello che la gente riesce a inventarsi per attirare l'attenzione. Ok, tanti attirano per il boss. Dove devo andare, man? Oh, un attacco fratello lì. Ok, uno ne ho perso. Li ho persi davvero? Così da scemo? Ah, probabilmente quei due da cercare sono lì alla ferrovia, perché è lì che mi hanno detto di fare, però io qui sono solo stato stupido. Dove altro posso aver perso un blocco? Beh, ho abbandonato un fagiolo qui. Fagiolo difesa. Wait. Siete voi novellini? Certo che sì, basta guardarvi. Probabilmente nessuno vi ha ancora parlato di questo anello rosso. Sì, infatti. Basta esserci sopra e vroom! Il veicolo prenderà velocità e salterà sui pedoni. Sì. È una sensazione fantastica. Ma se volete provare anche voi, dovete capovolgere il pannello. Grazie, ecco cosa ho perso. Ah. Ok. Come ha detto lui stesso, nessuno ci ha detto di sta stupidaggine. Ma per la miseria. Bene, vediamo. È questa la soluzione? Ecco perché il pavimento è così? Sì. Ah, che soluzione del cavolo. Dico solo. Beh,
Ultimo pezzo di attacco fratelli, probabilmente fra poco boss. Fior di fuoco, se non sbaglio quello di Dream Team è un mashing solo alla fine, all'inizio è un timing. Ne? Poi vedrò. Sembra tutti in preparazione di un boss, però non è che tutti i cosi. Vediamo cosa c'è in quest'area prima. Una roccia che non ho spaccato innanzitutto, intelligente io. Però non brilla. Oh, ciao pesce. Roccia, roccia. Ponte fatta apposta solo per i binari? No, neanche. Beh, più che un salvataggio che ti avvisa. Qua quanta roba c'è, maremma. E qui fa pensare che c'è più di un cuscino. Ok. Ora qualcosa qua sta per accadere. Sensazioni. Vorrei evitare di farlo. Se c'è un boss vorrei evitarlo di farlo in questo episodio, ma non conoscendo il gioco. Ok, come funzionano qua i binari? Ok. Là c'è la pedana che ho visto. Di sicuro lì posso spaccare ancora. Credo che devo spaccare da entrambi i lati, però. Sì, però se faccio così, a che direzione va? E l'altra direzione qual è? Ok. Credo di volerlo così. Ah, bene. Ok. Dimmi che c'è un coso. Vai, ok. Dove vai? Ok. La roccia importante sembra a questo lato. Che potrebbe scatenare il boss? Non lo so. Comunque cosa può scatenare un boss? Via. Ah, solo un cuscino. Oh, ok. Vediamo un'altra direzione. Tutto qui? Ok. Blocchi in giro. Ricostituente, un bosco avvelena? Uff. Fagiolo baffi. Ah, allora c'è anche per i baffi il fagiolo. Ok. Comprese tutte le statistiche. Fungo one up. Stiamo sta aria e mi sa che interrompiamo puntata perché non so, non voglio scatenare boss per l'appunto. Dannazione a me che non lo so, però. Ok, probabilmente possiamo portare a fare la boss, però interrompo qui questa, perché ci avremo un mondolino di quelli, vabbè, quello che è. Comunque, qua è tutto, non c'è la prossima, grazie di questa puntata, se è piaciuto lascia un like e arrivederci tutti quanti. Ciao ciao!